Sicurezza e privacy sono esigenze contrastanti, spesso si sovrappongono in aree che rimangono un po' grigie, soprattutto laddove c'è necessità operativa di condurre per esempio dei servizi. La privacy impone certi comportamenti, correttamente profili di liceità, ma nell'assunto che meno dati si trattano e meglio è. La sicurezza in qualche modo vorrebbe il contrario, perché più dati si hanno a disposizione meglio si è in grado di proteggere la propria infrastruttura e i propri servizi. È importante quindi trovare un bilanciamento fra le legittime esigenze da un lato di protezione della propria infrastruttura per esempio, e dall'altro dei diritti degli interessati. Quindi momenti di incontro come quello di oggi, multidisciplinari, con più punti di vista intorno allo stesso tavolo, sono sicuramente importanti, perché portano un arricchimento nella visione complessiva con i contributi di ciascuno, perché si tratta comunque di materie sicuramente complesse, articolate, con molte sfaccettature, e è difficile, se non si è esperti di ciascun ramo, poter cogliere quali sono i punti importanti. Poter avere la possibilità di confronto con esperti di discipline contigue e con altri punti di vista è sicuramente molto molto importante. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio 2 giorni fa il documento di misure minime di sicurezza informatica per la pubblica amministrazione. Il contenuto di queste misure minime in realtà non è nuovo, perché era già stato diffuso dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dal CERT della pubblica amministrazione nel settembre 2016, proprio perché si era pensato che fosse importante dare comunque da subito una grande visibilità, una grande diffusione. L'uscita in Gazzetta non fa altro che stabilire la obbligatorietà del rispetto di queste misure, per cui da ora tutte le pubbliche amministrazioni, grandi, piccole, centrali e locali, devono rispettare queste misure minime. Come dice il nome, sono realmente minime, anche perché sono articolate come checklist su 3 livelli di complessità e di copertura. Il livello minimo costituisce proprio una baseline imprescindibile, meno di così non si può fare, ma sono davvero buon senso cristallizzato, a misure di carattere sia tecnico che organizzativo, ma che si possono raggiungere anche con risorse limitate come quelle con cui la pubblica amministrazione si trova sempre a combattere. Il livello intermedio è quello considerato standard per un'amministrazione di dimensioni di rilevanza media. Il livello superiore che è riservato soltanto alle amministrazioni più importanti, più complesse, o che comunque trattano dati e erogano servizi particolarmente critici, o comunque può essere visto come un obiettivo, un traguardo da raggiungere in un'ottica di miglioramento continuo. La consapevolezza è l'aspetto più importante quando si parla di sicurezza, per tutto quello che è la prevenzione, ma anche la gestione nel quotidiano e nei momenti di crisi. Consapevolezza significa sapere qual è il ruolo di ciascuno, quali sono le regole del gioco, come si devono interpretare, chi ci può aiutare e a chi possiamo fare riferimento. Quindi conoscere la situazione. Uno dei mandati, per esempio, appunto del CERT della pubblica amministrazione, che è incardinato all'interno dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è fare consapevolezza verso i propri clienti, che sono le pubbliche amministrazioni. Ed è sì un po' paradossale, forse ironico, che molte pubbliche amministrazioni sono così poco consapevoli del problema che non sanno nemmeno dell'esistenza di una struttura deputata ad aiutarle, che è il CERT della pubblica amministrazione. E questo fa parte però della crescita appunto di sensibilità e di consapevolezza su questi temi, che tutto il Paese deve affrontare in un modo sistematico. Il CERT della pubblica amministrazione collabora attivamente con il CERT del GAR, c'è un protocollo d'intesa che è stato siglato, ma anche al di là del formalismo in realtà la collaborazione è sempre stata piena e feconda. Ci scambiamo dinamicamente informazioni importanti per il nostro lavoro, quindi per la sicurezza delle reti e delle istituzioni che proteggiamo,
E c'è anche, diciamo, dei piani di fare qualche lavoro di ricerca, ma sarà, diciamo, un obiettivo futuro.